Alberto Covelli, candidato sindaco civico al comune di Teramo, presenta alla città la sua squadra. 64 candidati consiglieri suddivisi in due liste che lo appoggeranno in questa sfida, Popolari per Teramo e Abruzzo Insieme. Il suo obiettivo è andare al ballottaggio ed iniziare un discorso concreto che porti vantaggio a cittadini e imprese. Grande entusiasmo intorno a Alberto Covelli, due liste per Covelli sindaco. Sono contentissimo, il riscontro dei cittadini c'è stato, ma quello che mi fa più piacere è vedere anche delle lacrime di commozione negli occhi dei candidati. Quindi ci sono candidati che ci credono veramente affinché questo progetto possa andare avanti e possa portare dei risultati positivi per la nostra città, perché l'unico obiettivo nostro è cercare di far rialzare questa città. È un programma fattibile, un programma strutturato su misura per la nostra città, e oggi diamo inizio a questa nostra campagna elettorale, a questa avventura, e siamo sicuri che il risultato sarà assolutamente positivo. Ecco, il risultato quale prevede possa essere? Noi puntiamo ad andare al ballottaggio, perché tanto al primo turno non vincerà nessuno. Noi puntiamo ad andare al ballottaggio perché l'entusiasmo c'è, i candidati anche, la preparazione dei candidati anche, il programma è veramente ben strutturato, quindi per quale motivo i teramani non debbano votare le nostre due liste. Vogliamo dire che lei ha due liste a supporto? Due liste, Abruzzo Insieme, Popolari con Teramo. Abruzzo Insieme abbiamo messo come capolista, come giusto che sia, Alessandro Di Berardino, un consigliere uscente, un bravissimo ragazzo che viene da un territorio importante della nostra città, forse un po' troppe volte dimenticato. Popolari con Teramo invece sono tutti volti nuovi, abbiamo 64 candidati di cui solo uno con un'esperienza politica, gli altri 63 sono la prima esperienza politica, di diverse estrazioni sociali, di diverse professioni, partiamo dall'avvocato, dall'ingegnere, dall'osteopata, fino ad arrivare all'operaio. L'entusiasmo e il numero di candidati a sostegno di Covelli, espressione dell'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino Martina, sono stati una sorpresa politica che fa vacillare le previsioni ottimistiche del centrodestra teramano unito su Morra.